Questo patronato CAF nasce come servizio per la comunità giugliese in questo periodo, in questi anni in cui tra le varie crisi sanitarie, economiche, ahimè purtroppo anche della guerra recente che è scoppiata in Ucraina, fa sì che la popolazione abbia delle richieste, dei bisogni alla quale lo Stato a volte non può arrivare, e per questo i CAF e i patronati possono fare da recettori per questi bisogni delle comunità. E quindi noi siamo a disposizione di questi bisogni. Cioè, il lavoro del visto soltanto come un elemento di, come dire, di semplicemente di salario, ma non partecipato alla conduzione dell'impresa come in altri paesi. Quindi noi riteniamo, come momento di sistema dei lavoratori, che il lavoratore si debba essere al centro, e quindi il lavoratore debba essere il motore, il potente motore per lo sviluppo dell'economia sociale, in questo caso nella collettività di Giulianova, con una presenza di servizi in aiuto alla città di Giulianova, che è da poco siamo qui presenti. Pur avendo 1.500 sedi in Italia, siamo presenti in 89 province, ripeto, e abbiamo 325.000 iscritti, oltre che essere presenti in 21 paesi esteri. Il nostro movimento Cristiano Lavoratori non è che offre dei servizi soltanto, in questo caso, come lei ha fatto vedere forse fuori, INAIL o anche INPS, che sono i servizi più vicini alle comunità giuliesi, ma anche e soprattutto dei progetti anche verso gli anziani, verso le famiglie, verso tutti i bisognosi e tutte le persone che non hanno possibilità nemmeno economiche, perché tutti i servizi sono, nel nostro movimento Cristiano Lavoratori, sono gratuiti. Abbiamo anche recentemente istituito, attraverso degli operatori che vengono da Pescara, un servizio per il controllo gratuito dell'udito, e naturalmente tutti possono venire, la comunità giuliese, i cittadini di Giulianova possono venire a controllarsi se hanno delle problematiche uditive.